video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica canotta che io ho deciso di chiamare canotta tropical. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato del viceversa dell'Adrenalfil che si chiama viceversa, che è un gomitolo molto particolare in quanto abbiamo sia il cotone che il viscosa. La parte lavorata non solo sono sfumata, ma si alterna appunto il cotone con ogni tanto questi sprazzi stupendi di viscosa un po' lucidi. Io lo adoro, guardate l'effetto soprattutto dello sfumato e questo effetto ogni tanto lucido che si vede nella maglia è bellissimo. Il colore che ho usato io è il numero 45, che vedete all'interno questi anche altri colori, ma ci sono anche altri colori presenti sul sito. Ve ne faccio vedere due. Uno purtroppo è già terminato, ma è dall'inizio di quest'estate che non facciamo altro che riassortirlo e adesso non è più possibile farlo, quindi mi raccomando correte se volete uno di questi fantastici gomitoli. Per poterla realizzare io ho utilizzato sempre l'uncinetto del numero 4 e ho utilizzato esclusivamente 4 gomitoli, questo perché ha un bellissimo metraggio, quindi 200 grammi per poter realizzare una canotta taglia S, 250 se siete una taglia M, 300 se siete una taglia L e direi 300 anche se siete una taglia XL, perché sicuramente della M dell'ultimo gomitolo ne avanza un po', quindi anche della L diciamo che del sesto gomitolo ne utilizzereste veramente poco, quindi direi che 6 gomitoli vanno bene anche per una taglia L. Naturalmente se volete però la maglia molto più morbida, a me è morbida ma la volete ancora più morbida, in quel caso taglia XL prendete 7 gomitoli, quindi 350 grammi. Come vedete io ho lavorato con l'uncinetto numero 4 e la lavorazione è veramente semplicissima. Sono 4 giri che vanno ripetuti fino ad arrivare sotto al seno e si alternano giri un po' più compatti con giri un po' più forati, perché comunque è una maglietta estiva, mentre la parte di sopra è più lavorata in quanto vanno ripetuti solamente gli ultimi 2 giri del motivo sotto, appunto che sono giri di gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme per avere la lavorazione più chiusa. Una volta fatto ciò, quindi arrivato sopra il seno, si vanno a mettere i marcatori e si divide la parte dietro dalla parte avanti. Nella parte avanti ho lavorato lo scollo, mentre per la parte dietro ho lavorato in un unico pezzo. Altro suggerimento che mi sento di dire, per avere le due parti qui uguali, io ho giocato con i gomitoli, nel senso che ho iniziato a lavorare una parte e mi sono trovata questa lavorazione. Siccome il gomitolo mi stava finendo, ho iniziato la parte dietro col gomitolo, ho iniziato l'altro gomitolo, quando mi sono ritrovata con le stesse sfumature ho staccato il filo dietro, sono tornata a lavorare la parte qui davanti e per arrivare a fare lo stesso numero io ho fatto 13 giri di lavorazione e poi dietro ho terminato con i 13 giri. Questo mi ha permesso appunto di avere le due parti qui separate dello stesso tonalità, in modo tale da avere la maglia un po' più uniforme, quindi mi raccomando anche voi taglie più grandi fate lo stesso giochetto. Una volta terminato un pezzo andate a lavorare quello dietro fino ad ritrovarvi con le stesse colorazioni e poter fare appunto la parte avanti. Detto ciò, io spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla e se è così, come sempre, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare a Spiruzzare, dove lo so, mi state un po' criticando che non sto facendo più le dirette per le creazioni, ma fa caldo, sto un po' presa con altri progetti, come sapete, con le collaborazioni che ho esterne da YouTube e dalla mia merceria, però cercherò di fare presto altre dirette dove vi insegnerò qualche punto semplice e in più, come sempre, potete anche taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul sito fino al fine luglio sono attivi i codici promozionali luglio e summer per avere 3 € di sconto se raggiungete la cifra di 55 €, 6 € di sconto se raggiungete invece la cifra dei 100 € e che potete utilizzare più di una volta questi codici, non contemporaneamente, però potete riutilizzarli fino al 31 di luglio. E noi ci vediamo presto con un nuovo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrenalfil linea viceversa, questo fantastico filato che alterna cotone a viscosa, quindi è sfumato e poi ci sono questi sprazzi, chiamiamoli così, di viscosa, è stupendo. Il colore che ho scelto io di utilizzare è il numero 45, in questo gomitolo non si vede ma all'interno troviamo anche questo colore e questi sono altri colori. Sul sito ne trovate altre disposizioni, uno però è già terminato e mi sembra che di altri due comunque di gomitoli non ne
siano rimasti tantissimi. Detto ciò, io lavorerò con un 100 e numero 4, mi raccomando però le catenelle di iniziali fatele col 4,5 in modo tale da non avere le catenelle che vi tirano sotto. E ho montato 124 catenelle per avere una circonferenza di circa 82 cm. Mi raccomando, per le taglie più grandi, siccome in questo caso stiamo facendo un multiplo di 2, quindi 2 catenelle, direi per una taglia M di andare a montare almeno 6 motivi in più rispetto a me, se non anche 8. Taglia L andate a montare almeno 14 motivi in più rispetto a me, taglia L andate a montare almeno 18 motivi in più rispetto a me, proprio perché stiamo parlando di solo 2 catenelle. Quindi comunque montate tante catenelle da arrivare alla vostra circonferenza, che sia di fianco o del seno, a seconda di cosa avete più grande. Detto ciò, andremo a fare i giri da fare sono 4, che vanno ripetuti fino a sotto al seno. Dopo il quarto, arrivati al sotto al seno, si va a ripetere solamente il terzo e quarto giro, che in realtà sono identici, lo vedrete, ma vanno ripetuti soltanto loro, in modo tale che la parte sopra il seno venga più coprente. Quindi, detto ciò, possiamo iniziare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo, vado nella successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Devo continuare così per tutto il giro, si salta una catenella, si va nella successiva e si realizza una maglia alta. Vi farò vedere come terminare il primo giro e come iniziare poi a fare il secondo. Sto per terminare il primo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. E andiamo a fare il secondo giro, con una maglia bassissima ci portiamo all'interno dell'archetto di una catenella e andiamo a fare sempre le nostre 3 catenelle, che è la prima maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo, archetto successivo, maglia alta, catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta. Continuo così quindi per tutto il secondo giro, veramente semplicissimo, catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta. Arrivo fino alla fine e vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il terzo. Sto terminando il secondo giro, ho fatto la maglia alta, non vado a fare la catenella ma entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Rientro dentro l'archetto che si è appena formato e vado a fare una maglia bassa e una catenella che equivale alla mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione e rifacciamo a capo. Questa volta prendo il filo, entro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione e si ricomincia. Prendo il filo, rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Archetto successivo, maglia alta non chiusa. Chiudo le maglie alte insieme. Catenella di separazione e ricomincio. Rientro dentro maglia alta non chiusa. Archetto successivo, maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio terzo giro. Vi farò vedere come terminare il terzo e come iniziare poi il nostro quarto e ultimo giro. Sto per terminare il giro, vado a fare l'ultima maglia alta non chiusa nel primo archetto dove avevo fatto la maglia bassa e la catenella e vado a chiudere insieme le due maglie alte. Non facciamo la catenella di chiusura, ma per chiudere il giro andiamo direttamente dove abbiamo le prime due maglie alte chiuse insieme e anche in questo caso andiamo a fare una maglia bassa e poi si ricomincia, si rientra nell'archetto formato con la maglia bassa, si va a fare una maglia bassa e la catenella, si va nell'archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione e si ricomincia da capo, rientro dentro maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo di una catenella maglia alta non chiusa,
le chiudo insieme, catenella di separazione, si ricomincia, rientro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenelle, si ricomincia da capo. Quindi questi sono i nostri quattro giri, come avete potuto vedere sono veramente semplicissimi e vanno ripetuti per tutto il giro fino ad arrivare, come vi ho detto, fino sotto al seno. Naturalmente vi dirò quante volte le ho ripetute. Adesso finisco il giro, vi faccio vedere come chiudere anche il nostro quarto giro e come riniziare il primo, siccome abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle. Sto quindi per chiudere anche il quarto giro, ho fatto la prima maglia alta non chiusa, entro nel primo archetto formato dalla maglia bassa e la catenella, quindi entro nell'altro archetto e vado a fare la mia maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. E anche in questo caso per chiudere il giro vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme iniziali e vado a fare una maglia bassa. E ricomincio dal primo giro, entro dentro l'archetto creato e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle perché questa è la prima maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare la maglia alta, catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta, catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta. Quindi questi sono i quattro giri che dobbiamo sempre fare, ve li faccio vedere perché li sto lavorando. Ecco, vedete, questi sono appunto i quattro giri che vanno ripetuti, così è molto bello, si vede di più, e andremo a farli fino sotto al seno. Io ho già superato la fase del seno, infatti dopo vedrete come sto lavorando la parte del seno, quindi sto lavorando sempre solo i due giri, il terzo e il quarto, proprio per arrivare fin sopra al seno. Allora, sono arrivata all'altezza dei miei marcapunti. Come vi avevo detto all'inizio, ho fatto il mio motivo, ossia i nostri tre giri, per 6 volte, 1, 2, 3, 4, 6, che mi è servito per arrivare fino sotto al seno. Una volta arrivata sotto al seno, sono andata a lavorare solo con il giro delle due maglie alte chiuse insieme, separate poi da una, i due separati da una catenella. E ho fatto un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giri. Mi raccomando, nei 12 giri è compreso anche il giro del mio terzo, del mio sesto motivo. Quindi ripeto, io ho fatto il motivo fino ad arrivare sotto al seno e poi sono andata a fare tanti giri fino ad arrivare a coprire il seno. Nel mio caso 12 giri che corrispondono, ve lo dico subito, a 14 centimetri. Quindi mi raccomando, anche se siete una taglia S ma avete un seno più grande del mio, quindi avete una terza o una quarta, dovete fare più giri. Taglia M, taglia L, dovete fare più giri, dovete arrivare fin sopra al seno. A quel punto quindi si può dividere la parte dietro dalla parte avanti. Io vi dico già che come gruppi di due maglie alte chiusi insieme ne ho un totale di 62, quindi ne ho messo 31 avanti, 31 dietro, e avanti ho suddiviso ulteriormente perché dopo 15 gruppi ho messo il mio marcapunti perché voglio fare lo scollo a V. Stessa cosa da quest'altra parte. Mi raccomando, se invece non ne avete 62 ma ne avete 63, e in questo caso mi riferisco alla taglia S, mettetene quella in più sul davanti e quindi poi dividete 16 da una parte e 16 dall'altra, mettendo il marcapunti invece che come ho messo io proprio dove è la mia sedicesimo gruppo, e mettetelo in mezzo tra i due gruppi, quindi dove c'è la catenella. Le altre taglie, mi raccomando, stessa cosa, dividete a 2, quella in più va sul davanti, quando il davanti dividete ulteriormente su due lati. Se avete un numero dispari, mi raccomando, in questo caso dovete andare a mettere il marca punti come l'ho fatto io, dove avete le due maglie alte, il gruppo di due maglie alte chiuse insieme al centro. Se le avete pari, lo mettete nella catenella che vi separa perfettamente le due parti. A questo punto andremo a lavorare sempre con il giro di maglie alte chiuse insieme, quindi non rifacciamo più quello che abbiamo fatto sotto, sopra sarà soltanto, come vi ho detto, uguale alla parte del seno. Quindi per lavorare faremo in questa maniera. Dove abbiamo il primo gruppo di due maglie alte chiusi insieme, andiamo a lavorare 2-3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, e poi andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato. Entro nel primo gruppo, nel primo archetto di una catenella, vado nel secondo gruppo, un'altra maglia alta non chiusa, chiudo insieme, catenella e ricomincio, rientro, maglia alta non chiusa,
catenella successiva maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. Continuo così fino ad arrivare dove ho il mio marcapunti e andiamo a fare la nostra prima diminuzione. Sono arrivata quindi dove ho il mio marcapunti al centro del davanti e dobbiamo andare a fare la nostra diminuzione. Quindi io entro sempre nel primo gruppo, nel primo archetto di una catenella, vado nell'archetto subito dopo e vado a fare una maglia alta non chiusa. Le chiudo e mi giro direttamente con la lavorazione, quindi rimarrà libero il gruppo qui, mentre chi come me, chi non ha come me il gruppo di due maglie alte chiusi insieme, va direttamente nell'archetto dove ha il marcapunti e lavora come abbiamo fatto noi. Quindi a noi con il numero dispari rimarrà libero un gruppo di due maglie alte chiuse insieme, chi invece non ce l'ha partirà a lavorare quando andrà dall'altra parte e si fermerà sempre nell'archetto dove ha il marcapunti. Quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo direttamente a lavorare in questa maniera. Andiamo a fare le nostre due catenelle, che è la nostra prima maglia alta non chiusa, e vado direttamente qui e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. E vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, prendo il filo, salto il primo archetto, vado direttamente nel secondo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme e poi vado a lavorare normalmente. Catenella di separazione, entro maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo, entro maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella e ricomincio a lavorare. Quindi continuo normalmente così fino a finire il mio giro. Naturalmente adesso vi farò vedere come andare a terminare anche il secondo giro e poi si ricomincerà dal primo. Allora, ho terminato le due parti avanti e la parte dietro. Nella parte dietro, come potete vedere, ho lavorato in giri di andata e ritorno per tutta la parte, non ho fatto alcun scollo, mentre sul davanti abbiamo questo scollo a V. Le diminuzioni che si fanno in due giri, io ho ripetuto i due giri per 4 volte e poi di nuovo il primo giro facendo sempre le diminuzioni, quindi per un totale di 9 volte, fino a che non mi sono trovata soltanto 5 gruppi di due maglie alte chiusi insieme e poi ho proceduto dritto per altri 4 giri, perché in totale ho 13 giri, quindi per altri 4 giri non facendo più le diminuzioni, quindi maglia alta, catenella, 5 gruppi di due maglie alte chiusi insieme, catenella e la maglia alta sopra l'ultima diminuzione che sono andata a fare, e ho proceduto così. Dietro, come vedete, non ho fatto appunto le diminuzioni, ho lavorato sempre con da destra a sinistra e naturalmente dove avevo messo il marcapunti, vedete qui era tra i due gruppi di due maglie alte chiusi insieme, qui dove ho iniziato, dove stava l'ultimo gruppo, ho iniziato iniziato con la maglia alta, finendo di qua sempre con una maglia alta e la catenella. Quindi dietro, come si faceva, come se qui invece abbiamo fatto le diminuzioni, dietro si lavora come abbiamo fatto gli ultimi giri qui, quindi maglia alta, si fanno tutti i gruppi, si termina con la maglia alta. Mi raccomando, per le altre taglie fate le diminuzioni fino ad avere lo scollo che desiderate. Consiglio un po' però a tutte le taglie di terminare facendo gli ultimi 5 giri dritti, in modo tale che lo scollo venga più carino, altrimenti viene troppo stretto poi qui se andate a fare troppe diminuzioni. Quindi diminuite fino ad arrivare 5 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e non di meno, perché altrimenti viene troppo sottile la parte delle spalline. Una volta fatto ciò, ho cucito con l'ago di lana e lo stesso filo le parti avanti con la parte dietro. Mi raccomando, la cosa semplicissima, io passo sempre tra le varie catenelle e non faccio niente di particolare, ci sono diverse chiusure ma io preferisco fare questa. Detto ciò, anche questa maglia è terminata. Ah no, ultima cosa, potete rifinire il collo facendo un giro di maglie basse, ma io in questo caso vi suggerisco, se dovete rifinire, di fare il punto gambero. Ah, una cosa che non vi ho detto però, prima di andare a fare la seconda parte, cioè io ho fatto la prima parte, dovevo fare la seconda parte davanti, sono invece andata a lavorare prima la parte dietro e poi ho ripreso a lavorare la parte avanti. Quando mi sono ritrovata, prendo il secondo, un altro gomitolo, la stessa colorazione che avevo usato per fare la parte avanti, in modo tale che le due parti siano uguali. Quindi io qui ho lavorato sempre il gomitolo, quando ho lavorato questa parte mi sono trovata con questi colori, quindi
sono andata a lavorare la parte dietro, ho iniziato un altro gomitolo perché a un certo punto ho finito uno, quindi ho dovuto iniziare l'altro. Quando mi sono ritrovata con lo stesso numero di colori, con la stessa tonalità di colori, ho spezzato il filo dietro, sono andata a lavorare il davanti e poi ho terminato la parte dietro. Questo mi è servito perché vedete qui ho spezzato, appunto si vede, poi sono andata a lavorare questa parte in modo tale da avere più o meno la stessa gli stessi colori e poi sono andata a terminare la parte dietro i 13 giri. Mi raccomando, questo è se volete come me avere le due parti con lo stesso colore. Giocate con i gomitoli in modo tale appunto da poter avere la stessa gradazione da entrambi i lati.